la senti questa voce. Chi canta il cuore? Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 123. Buon lunedì 8 aprile. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, doveva essere la partita chiave in ottica promozione, arriva invece la terza sconfitta in campionato ad Angri. Il Bari perde 1-0 contro la Nocerina. Puntata odierna dedicata ai commenti e all'analisi di questo match. Ascolteremo le interviste del post gara e avremo con noi un protagonista del match. Come al solito non sono solo, anche questo lunedì con me Luca Deleteris. Ciao Luca, ben ritrovato. Ciao Nicola, ben ritrovato a te, buona settimana a tutti i tifosi del Bari. Tifosi del Bari che possono da subito far parte della nostra trasmissione, ci potete chiamare al 388-636-3965, ripeto 388-636-3965 per le vostre telefonate, oppure potete inviarci i vostri messaggi tramite WhatsApp al 392-579-3945, ripeto 392-579-3945, altrimenti scriveteci sulla nostra chat di Spreaker. Partiamo subito, via subito al sondaggio odierno che ovviamente riguarda la prestazione, la partita di ieri. Quello che vi chiediamo è: pessima prova del Bari contro la Nocerina. Penso che su questo siamo tutti d'accordo. Quali i motivi? Perché ce ne possono essere diversi. Secondo voi perché il Bari ieri ha giocato così male? Terza sconfitta stagionale appunto per i biancorossi, la seconda in campagna dopo quella contro la Turris. A tutto ciò vanno aggiunti anche i 6 pareggi racimolati sino ad ora. Devo essere sincero, mai ad inizio stagione e vedendo soprattutto l'organico messo a disposizione di Cornacchini avrei potuto immaginare certi numeri. È vero che ci sono state, se non sbaglio, una ventina di vittorie, però il Bari che perde in Serie D con quella squadra 3 partite, ne pareggia 6, io personalmente non me lo sarei mai aspettato. Ma come sappiamo nel calcio i numeri non sono tutto, anche se sono una componente importante e assolutamente veritiera. La realtà ci dice anche che questa squadra, ma questo non lo scopriamo oggi, non ha gioco, non ha un'identità, questo insomma, come detto su Radio Biancorossa lo diciamo da mesi, non ci siamo mai uniti alla tribù del va tutto bene o viva i record, tra l'altro vuoi capire quali record. Anche ieri prestazione secondo me indegna, con la difesa che continua a mostrare falle ridicole, continuiamo a prendere gol, ormai è quasi una consuetudine ed era la miglior difesa d'Italia, ricordiamocelo, un centrocampo lento e macchinoso e un attacco incapace di pungere quando si gioca in trasferta o quando, come ieri, Floriano non è in giornata. E ovviamente lasciamo perdere gli attenuanti del terreno di gioco, gli arbitri scarsi, questa è una squadra da rifondare il prossimo anno e da affidare a un tecnico esperto, competente e che sappia far giocare i propri calciatori. Quindi, non l'ho detto in maniera diretta e esplicita sino ad ora, lo dico oggi, via Cornacchini, persona per bene, ma tecnico non all'altezza, insomma, spero anche che si vada a costruire una squadra forte. Ultimissima cosa, che si abbia la decenza di non festeggiare questa promozione, perché il Bari, che ad aprile è ancora col punto interrogativo, con 8 punti che in realtà sono 6 perché la Turris ha avuto 2 punti di penalizzazione, il Bari con un solo più 6 sulla seconda ad aprile, secondo me c'è poco da festeggiare, però ovviamente questa è una mia spero liberissima interpretazione. Luca? Ma diciamo sì, su quest'ultimo punto in realtà sono in disaccordo, cioè nel senso comunque credo che una volta raggiunto l'obiettivo sia giusto, come diciamo settimana scorsa, festeggiare ovviamente in maniera sobria, perché comunque si torna tra i professionisti, quindi bene o male l'obiettivo sì, è stato raggiunto. Il problema è come è stato raggiunto questo obiettivo, obiettivo che è stato raggiunto in maniera quasi scandalosa in alcune partite, che comunque il Bari magari
ieri è riuscito a vincere a differenza di quelle di ieri, grazie a degli episodi o comunque delle giocate individuali che ovviamente non tolgono merito per quanto mi riguarda a Cornacchini, perché è chiaro che quando hai determinati giocatori devi anche poi metterli in condizione di fare determinate giocate, però ovviamente credo che come dicevi tu le sue possibilità di riconferma siano piuttosto basse, visto comunque quello che è stato il livello del gioco in generale di quest'anno, soprattutto per quanto riguarda le gare in trasferta. Secondo me questo non è assolutamente un caso. Guarda, poi quello che vorrei aggiungere, perché molti, questa è una questione che va avanti da mesi, molti sostengono importante vincere, importante sono i tre punti, andare via subito da questa categoria. Io voglio capire, ma veramente vorrei incontrare qualcuno che mi spiegasse questa cosa. Perché mai uno in Serie D, una squadra in Serie D non dovrebbe giocare bene? Dipende dagli avversari giocare bene? Io credo di no. Dovrebbe dipendere dalla squadra che hai. Se tu c'hai una squadra con Bolzoni, Floriano, Brienza, Di Cesare, calciatori di Serie B / Serie C, tu devi far giocare la squadra bene, devi dare un'identità di gioco. Che c'entrano gli avversari? Cioè, allora Anche perché voglio dire, il giocare bene poi... Ma non giocare bene, Luca, anche... avere, sapere, perché si può anche giocare male, ma almeno si deve sapere cosa si va a fare. Cioè, questa squadra la settimana scorsa si è allenata sulle palle inattive, ieri abbiamo avuto una punizione da posizione centrale, ti ricordi come l'hanno battuta? Abbiamo regalato palla alla Nocerina, cioè le basi, io non pretendo il calcio champagne, questo forse molti non l'hanno capito, bisogna sapere cosa fare, il Bari, i giocatori non sanno cosa fare, se non lanciare lungo, questo è un discorso, il calcio champagne è un'altra cosa, sapere cosa fare. Sì, hai detto bene, poi stavo appunto dicendo che alla fine il giocare bene è molto relativo, più che altro si tratta di avere una certa identità di gioco, un'identità che può essere anche non quella del calcio champagne, ma di un calcio magari semplice ma efficace. Questa identità però secondo me non si è vista tantissimo quest'anno, si è vista magari a tratti in alcune partite, ma per lo più ho visto insomma soltanto giocate dei singoli. Luca, qua sì. C'è una squadra dove l'ABC del calcio non viene fatto in Serie D. Tu hai visto mai un terzino del Bari sovrapporsi? O fare uno scambio con la mezzala? Una verticalizzazione? Sì. Cioè, io non pretendo le triangolazioni, il gioco spettacolo di Ventura, perché lo so che non è possibile in Serie D. Ma alla base, questi non sanno che fare. Anche perché ce ne sono comunque, cioè abbiamo visto magari anche in Serie D delle squadre che una mezza identità di gioco ce l'hanno, certo. Magari non hanno ovviamente le potenzialità tecniche del Bari, però squadre ben messe in campo ne abbiamo viste insomma questo campionato. Ti vado a leggere un messaggio di Nostradamus Biancorosso. Campionato riaperto. Nessuno a tutt'oggi ha segnalato che dopo il mercato invernale il Bari si è indebolito. Non si venga a dire che Bollino voleva andare via. Avevamo un'ottima alternativa di esperienza. Ecco le mie profezie. La Turris continuerà a vincere. Campionato in discesa. Le due prossime squadre contro il Bari sono in piena zona playoff. Il Bari riuscirà probabilmente a vincere il campionato nelle ultime due partite, che temo, poiché saranno parenti alla partita fatta a Cittadella, persa per il nervosismo e per i cartellini rossi. Ma io non credo che il Bari avrà difficoltà, però per me il Bari è che l'8 aprile in Serie D con quella squadra c'ha 6 punti virtuali di vantaggio sulla Turris, che ricordiamo ha avuto 2 punti di penalizzazione, per me è una mezza sconfitta, vista la squadra. Il Bari doveva essere già stato promosso da tipo la Juve, comunque in Serie A, cioè io quel campionato mi aspettavo. Poi qua si parla di punti, di bel gioco, il bel gioco, ripeto, è un altro discorso, identità, questa squadra non ha un'identità, è tu tecnico, posso capire i primi mesi, c'erano difficoltà, ma siamo arrivati ad aprile, possibile, cioè in settimana che cavolo fate? Vabbè, scusate lo sfogo, però sinceramente a me perdere 2 partite consecutive contro... A proposito di quello che dicevi, Nicola, ci giunge un messaggio da parte di un radioascoltatore in linea con quello...
con le tue ultime battute. Cornacchini deve andare via, zero idee, zero gioco. Questi lanci lunghi hanno stufato. Vedo solo giocate dei singoli. Mi chiedo cosa facciano in Ma allenamento. veramente, Poi ma quella punizione battuta in maniera scriteriata. quello doveva essere uno schema, ma non hanno saputo neanche fare. Poi i lanci lunghi li abbiamo visti anche contro nell'ultima partita in casa col Gera, facevano lanci lunghi verso Neglia. Vabbè. 1,64 m. Leggo qualche messaggio su Spreaker. Alessio, faccio fatica a seguire una partita del Bari. Ieri prova imbarazzante. Domenica in con Mara Veniere è più divertente. Va bene. Francesco, se un allenatore prepara ogni partita incutendo nei propri giocatori timore dell'avversario, come vuoi che scendano poi in campo? Unico colpevole, Cornacchini. Beh, io penso che una buona dose di colpe ce l'abbiano anche i calciatori. Daniele, il Lecco è partito in ritardo come il Bari. Ecco, questa è un'altra scusa che viene ormai usata, in ritardo. Noi, Luca, abbiamo ascoltato giornalisti, giocatori delle altre squadre, ma mi sa che tutti sono partiti in ritardo, non solo il Bari. Sì, credo che questa sia una situazione, diciamo, un po' diffusa in tutte le squadre della categoria, quindi insomma, questo è un aspetto molto relativo e secondario, anche perché insomma, il tempo comunque per creare un progetto tattico, qui C'è non si parla stato. chiaramente di condizione atletica, magari quella può essere anche approssimativa perché magari non si sia potuto lavorare tanto su quell'aspetto, ma un'idea tattica La deve pure base, emergere. saper fare le cose semplici. Questa squadra sa solo lanciare lungo. Cioè, io altro, ho la giocata del singolo. E per me, in Serie D, con quella squadra è scandaloso. Punto. Lo ribadirò fino alla noia. Leggiamo i risultati degli altri campi. Trentesima giornata di questo girone di Serie D. Castrovillari Locri 3-0, Igia Virtus Rotonda 0-0, Nocerina Bari come sappiamo 1-0, Palmese Marsala 3-2, Portici Cittanovese 2-1, Roccella San Cataldese 0-4, Troina Messina 1-0, poi gli anticipi Città di Messina Cirale 2-0 e come sappiamo Gela Turris 0-1, classifica Bari 69, Turris 61, Marsala 47, via via tutte le altre. Prossimo turno c'è Bari Portici, Bari che se la vedrà contro il Portici che ha 44 punti in piena zona playoff, mentre la Turris giocherà in casa contro il Città di Messina che è quintultimo con 31 punti, quindi impegni forse un po' più difficile quello del Bari. Vi ricordo il quesito odierno: pessima prova del Bari contro la Nocerina. Quali i motivi? 392-579-3945 per i messaggi, 388-636-3965 per le vostre chiamate, oppure c'è sempre la chat di Spreaker. Ora colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it, online il sondaggio che questa volta, data la pessima prestazione dei biancorossi, permette ai nostri utenti di votare i tre peggiori tra i biancorossi. Luca, quindi quali, secondo gli utenti di orgogliobarese.it, i tre peggiori del Bari ieri contro la Nocerina? Allora, al primo posto c'è Pozzebon, il più votato da parte dei nostri utenti. Subito dietro di lui, a pari merito, diciamo così, ci sono Bianchi e Bolzoni, che in effetti, per quanto mi riguarda, non ha fatto bene ieri, come non ha fatto bene in questa seconda metà di stagione. Ma la partita di ieri, che penso sia negativa da parte di tutta la squadra, è difficile trovarne uno che abbia giocato meglio degli altri. Sì, lento e macchinoso Pozzebon. Restiamo in tema singoli, leggiamo le pagelle di orgogliobarese.it, pagelle molto molto critiche, molto molto pesanti. Allora, Marfella 5,5, Bianchi 4, Di Cesare 5, mai visto in affanno come ieri, Caccioli 4,5, Quagliata 4, Bolzoni 4,5, Amlili 5, Floriano 4, Neglia 4,5, Piovanelli 4. Piovanello 4, Piovanelli era un altro, Lamberto Piovanelli, Liguori 5, Pozzebon 4, Iadaresta 5, Cornacchini 4. Luca, al flash, ti aspettavi qualcosina di più dagli Iadaresta? Beh sì, per il momento in cui è entrato in gara sicuramente poteva fare qualcosina in più, ma credo che un giocatore come lui fatica a dare una grossa mano alla squadra, è più la squadra che deve sostenerlo, cercare di servirlo in un certo modo, e questo ieri non è avvenuto. Non è avvenuto perché io capisco il campo piccolo, poi ne parleremo più tardi con un calciatore della Nocerina, capisco gli spazi che non ci sono, capisco tutto quello che vogliamo, però queste cose si sapevano, cioè, stiamo giocando in Serie D, non stiamo giocando nella Liga Spagnola, si sapeva questa cosa qui, quindi tu devi comunque essere in grado di avere delle varianti,
troppo semplice dire no, gli spazi non ci sono, il campo è piccolo, e va bene, ma che ti aspettavi di giocare al Bernabeu? Quindi devi comunque avere delle alternative di gioco, delle alternative, che ne so, ti sfrutti i calci piazzati, sfrutti il triangolo, fai qualcosina. Non puoi andare a sbattere contro il muro delle difese avversarie, della nocerina, con tutto il rispetto, almeno. Restiamo collegati col forum di orgogliobarese.it per leggere qualche commento dei nostri tifosi. Come al solito ci sono diversi spunti di riflessione importanti. Tra l'altro c'è un commento molto molto interessante che tra l'altro ho rubacchiato ieri da un utente, l'ho anche pubblicato su Facebook, tra un po' lo commenteremo. Mark Denick dice: palla lunga di continuo alla ricerca di un giocatore inesistente, vale a dire Pozzebon, non è la dimostrazione di un'idea di gioco. Poi Monti di 81, partita da far vedere e rivedere a chi afferma che Cornacchini vada riconfermato il prossimo anno. Poi è 90, mi aspettavo una partita brutta, Simeri, Brienza e Luisi sono giocatori che nella manovra offensiva di questo Bari sono fondamentali, nessun dramma, gonfia la rete, è apparso subito evidente che giravamo a vuoto, poche idee, pochi movimenti, poche soluzioni, mai un vero tentativo di ribaltarla. Aquila biancorossa, altra prestazione indecorosa proprio per la mancanza di gioco, ma tanto si continuerà a dire che in Serie D non serve il gioco, si continuerà a dire che Cornacchini ha 8 punti di vantaggio. Poi Giacomo 71 dice: vorrei fare una constatazione, nel girone A il Lecco ha 77 punti, nel girone B il Como 77, nel girone C l'Arzignano 60, Pergolettese nel girone D 67, nel girone E la Pianese con 60, il Cesena 77, nel girone F sono le capoliste, nel girone G l'Anusei 76, nel girone H il Picerno 74, il Bari nel girone I 69. Praticamente il Bari ha fatto meglio per quanto riguarda le capoliste solo rispetto all'Arzignano, la Pergolettese e la Pianese. Insomma, Luca, se vediamo anche i punti, non certo formazioni di primo ordine. Ma sì, sicuramente, insomma, sappiamo anche che il livello degli altri gironi magari è un po' più basso per quanto riguarda, insomma, il livello generale delle squadre. No, c'è chi sostiene che il girone I è tra i più difficili. Ho sentito questo anche qui. Questo. Sì, che il girone I è tra i più difficili, sì. Ho sentito anche questa, guarda. Penso che ce ne siano, ecco, di più duri. Ti vado a leggere un altro messaggio, c'è Carlo che ci scrive: ieri squadra senza motivazione, idee di gioco, per domenica servirà l'impegno che è mancato per vincere. Domenica devono vincere e basta, senza altre, tutto il resto non serve. Su Spreaker Galletti ci scrive: non lo sapremo mai, penso si riferisce ovviamente al perché il Bari era giocato male, ma sono convinto che il presidente, vedendo la partita in TV, si sia incazzato almeno quanto noi. Boh, chissà, non lo sappiamo, fermo restando, diciamo, che Luigi De Laurenti, insomma, non ha grandissime competenze. Io spero che la partita l'abbia vista magari il padre, o comunque sia chi, Giuntoli, Pompilio, chi comunque magari si occuperà anche di mercato l'anno prossimo. Via alla rassegna stampa, Gazzetta del Mezzogiorno: il Bari si addormenta ad Angri, la festa promozione si allontana, alla nocerina basta un golletto, Pugliesi senza qualità e slanci. Cambio giornale. Per quanto riguarda le pagelle, invece, sempre sulla Gazzetta: Neglia ci ha provato, Pozzebon fuori giri. Un altro articolo: fallito il primo match point, la festa non ha una data. Cambio giornale. Corriere dello Sport: Bari distratto, nocerina super, biancorossi senza grinta, puniti dai campani con la rete di Cardone, la Serie C non è ancora in tasca. Poi ci sono le dichiarazioni di Cornacchini che tra un po' andremo ad ascoltare, perché è giunto il momento di dare voce ai protagonisti di questo nocerina Bari. Ascolteremo prima il difensore biancorosso Luca Cacioli, poi il tecnico del Bari Giovanni Cornacchini. Parole raccolte da Radio Norma. Tanto non capirai. Ma ho detto che sapevamo che era una partita difficile, sapevamo che andare sotto in questi campi e dopo diventa dura ribaltare la partita, perché in casa nostra ci esprimiamo sicuramente meglio che fuori casa. E dopo, giocando 5-3-2, loro è normale che troviamo pochi spazi, ci è mancata la zampata per riaprirla, che poteva essere un calcio piazzato o una giocata individuale. No, non siamo riusciti a pareggiarla e siamo qui a commentare una sconfitta, ma con molta serenità, insomma. No, sento parlare della festa, è la quintultima giornata, se dovevamo avere 16 punti di vantaggio per vincere il campionato con 16 punti di vantaggio dobbiamo fare qualcosa, no, di straordinario, ma qualcosa di incredibile, quindi dobbiamo stare calmi e
abbiamo 8 punti di vantaggio che sono tanti, mancano 4 partite, quando verrà, verrà. Ma non l'ho vista benissimo nemmeno io onestamente, perché insomma c'è stato un 1-2, la palla è entrata in area e sono uscito, la palla viene messa dietro, poi dopo di momento mi sono girato, ho visto la palla che andava in porta, ho visto stato anche un tocco di, credo, di Valerio, purtroppo siamo stati sfortunati, tra un po' ci arriva anche Valerio che fa un miracolo. Poi è andata in gol e dopo è tutta in salita, insomma. Ma non ha fatto entrare in porta. Qualche occasione, diciamo, non nitida come in altre occasioni, non l'abbiamo avuta sicuramente, però delle potenziali occasioni per fare gol abbiamo avute. Abbiamo avuto, non so, 10-15 punizioni. Sono occasioni da gol. Noi quando le prendevamo punizione erano occasioni da gol, tutti dicevano che non potevamo fare punizioni da 20 metri. Oggi ne abbiamo prese tante. In altre occasioni ci abbiamo fatto gol. Oggi ci è mancata la zampata, ci è mancato l'ultimo passaggio sicuramente. Anche la Nocerina si è difesa bene, quindi come ho detto siamo qui a commentare una sconfitta, ma l'ha presa con molta tranquillità, ecco. Saremo concentrati come le altre partite, ecco, è normale che adesso, come si dice, si avvicina il momento clou, è normale che tutti ci vogliono arrivare il prima possibile, ma ho preso le cose con calma, ecco. Tanto non capirai. Abbiamo fatto una brutta gara. Abbiamo sbagliato la partita, ci siamo mossi poco, secondo me abbiamo fatto pochi movimenti, abbiamo giocato poco senza palla, abbiamo vinto penso quasi mai duelli individuali, e quando fai così è chiaro che la partita poi con un gol che si poteva assolutamente evitare la perdi, però fa parte del calcio, dobbiamo stare sereni, cercare di vedere dove abbiamo fatto, dove c'è da migliorare, dove ci sono stati degli errori, dove si può crescere, dove bisogna ripartire, insomma, quindi senza nessun tipo di dramma, perché mi sembra un pochettino eccessivo. Qui si parlava di campionato facile, quando io non voglio trovare giustificazioni, ma la realtà è che devi stare sempre sul pezzo, perché tu vieni a Nocera, anche se non è Nocera Angri, contro la Nocerina, e ci sta che perdi una partita come questa, soprattutto perché non per quello che hanno fatto loro, ma per quello che hai fatto poco te. Giocavi contro un 3-5-2 e con i due mediani hai fatto un po' fatica, solo con i due mediani, quindi c'era inferiorità numerica in mezzo al campo, ho messo Piovanello a fare interno di centrocampo per poter reggere un pochino di più. Se tu dopo stai benissimo e le cose vanno tutte bene, puoi reggere qualsiasi cosa, ma ci sono dei momenti dove devi pedalare, quindi oggi si è un po' fatto fatica, ripeto. Mi sembra che non sia stata partita, siamo partiti subito molto bene, ma anche oggi non eravamo partiti male, sinceramente. E poi hai preso un gol che si poteva evitare, si può vedere, insomma, un gol che sono 1-2, dove ti fai prendere le spalle immediatamente, sono 1-2, è proprio scolastico, devi essere attento, però ci sta, l'abbiamo fatto, è andata male, dobbiamo ripartire con la serenità, cercare di valutare quali sono le problematiche che ci sono state oggi, ne parlerò con i ragazzi martedì e da lì si riparte, insomma. Secondo me abbiamo fatto poco. Abbiamo fatto poco, si poteva fare di più, ripeto, abbiamo cercato poi in tutte le maniere, no? Anche mettendo dentro giocatori diversi, anche modulo diverso per poter essere un po' più alti, per riuscire a... però abbiamo fatto un pochettino poco. Un Bari probabilmente non bellissimo, dai. Ripeto, anche se non abbiamo subito tantissimo, perché la realtà è che tu hai preso un gol e poi dopo non ce l'hai fatta a ribaltarla, quindi la problematica è quella, no? Tu devi essere sereno, tranquillo, devi vincere duelli individuali, cioè se tu non vinci duelli individuali fai fatica. Porte che nascono male e finiscono peggio, però ripeto, ci stanno, dobbiamo capire quali sono le problematiche, io penso di averle capite, chiaramente ne parlerò con i ragazzi perché è giusto che sia così, e da lì si deve ripartire, poi vedremo. Il pensiero del traguardo è un pensiero che io personalmente, siccome sono molto pratico e non per presunzione ma un po' di calcio ce l'ho alle spalle, so come funziona. Bisogna stare sereni, non bisogna pensare a nessun traguardo, a nessuna cosa, devi pensare alla partita come quella di oggi, devi pensare alla partita che affronteremo domenica in casa contro il Portici, che devi assolutamente vincere, e quindi va affrontata in quella maniera lì, senza pensare a grosse cose, devi stare sul pezzo, devi pedalare, devi correre, in realtà che devi correre. Tanto non capirai. E allora queste le parole dei protagonisti di questo Nocerina Bari, ma siamo giunti allo spazio dell'approfondimento per commentare nei dettagli quanto accaduto ieri allo stadio di Angri. Siamo in collegamento con l'attaccante numero 10 della Nocerina, Fabio Orlando. Buon pomeriggio Fabio e benvenuto qui a Tanto non capirai su Radio Biancorossa. Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Com'è il collega Luca Deleteris? Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te, ciao, ciao. Allora, se avete domande da rivolgere a Fabio Orlando, scriveteci al 392-579-3945 oppure utilizzate la nostra chat. Allora Fabio, vittoria prestigiosa della tua squadra contro il Bari. Noi parliamo ovviamente qui delle colpe e dei demeriti del Bari, a te chiedo invece quanti e quali i meriti della tua squadra, quindi della Nocerina. Beh, credo che abbiamo preparato in settimana la gara impostando su quello che erano le peculiarità e quelli che potevano essere i difetti, cioè dare poco campo agli attaccanti, a dare poca profondità perché comunque ci avrebbero fatto male e ovviamente ripartire. Siamo stati fortunati a trovare subito il gol, quindi probabilmente la gara per noi si è messa in discesa. Avevamo, diciamo, impostato la gara sull'aggressività, su levare la possibilità di impostare facilmente ai difensori, ai centrocampisti e dare quindi delle palle sporche per gli attaccanti. Infatti loro, cioè il Bari, credo che dopo 15-20 minuti si sia affidato a delle palle lunghe che comunque con una difesa nostra che era impostata sul 5-3-2 era preventivabile che avremmo avuto, diciamo, non vita facile, ma comunque rispetto ad un gioco manovrato avremmo potuto prendere sicuramente più campo e più palla e ripartire, insomma. Guarda Fabio, per me tu hai un futuro da allenatore perché hai fatto una disamina tecnico-tattica perfetta da far riascoltare. Complimenti, giusto Luca? Cioè, ha spiegato come bloccare il Bari e quello che hanno fatto in settimana. Veramente complimenti. Parliamo di te ora. Tu sei un classe 93, sei nato a Salerno, immagino tifoso della Salernitana. Raccontaci un po' la tua carriera e le tue caratteristiche, anche se l'abbiamo abbastanza, insomma, si è notato, abbiamo visto sgusciare via ai difensori del Bari in più di un'occasione. Sì, ho fatto tutto il settore giovanile della Salernitana, poi la Salernitana l'anno che ha perso i playoff col Verona è fallita e diciamo c'è stata la diaspora di tutto il settore giovanile. Io sfortunatamente sono riuscito a seguire un allenatore che ora è allenatore del Foggia, Grassadonia, e andammo alla Paganese, molti ragazzi del settore giovanile. Lì vincemmo il campionato, i playoff di C2 e andammo in C1 e poi io avevo ancora 3 anni di contratto con la Paganese, andai in prestito prima a Melfi, solo che ebbe un brutto infortunio dove rimasi fermo 6 mesi e l'anno successivo decisi di sposare il progetto del Matera e vincemmo il campionato dalla D alla C. Poi ho provato un'esperienza al nord che, diciamo, mi ha levato tante soddisfazioni, comunque ho girato comunque tanto dal Piemonte alla Liguria e quest'anno c'è stata la possibilità di tornare in Campania sposando un progetto che comunque non era nei migliori a inizio anno, però comunque grazie a chi è subentrato, a chi c'era prima, l'avvocato Iovino e adesso l'avvocato Paolo Maiorino, che ci ha dato una boccata di ossigeno sia a livello economico sia a livello proprio di tranquillità, ci ha permesso di arrivare fino ad ora, che era impensabile inizio anno, e a questo momento siamo più vicini ai playoff che ai playout, e quindi con gli scontri che abbiamo nelle ultime 4 credo che se ce la giochiamo partita per partita, credo che non voglio potete dire farcela. Fabio, cioè, il nostro obiettivo era la salvezza, credo che l'abbiamo quasi raggiunta. Speriamo che giocando partita per partita possiamo arrivare ad un traguardo più ambizioso e così rimanere tra virgolette nella storia, insomma. Fabio, prima quando ho detto che sei nato a Salerno, ti ho chiesto se tifi Salernitana e ti ho sentito sorridere, perché insomma come sapranno, diciamo che non è una diciamo cosa che fino ai 14 anni non ho perso neanche una partita della Salernitana, solo che comunque io rimarrò sempre comunque un tifoso della Salernitana e essendoci una rivalità tra Nocera e Salerno è normale che comunque si possa dare adito a delle cose un po' stucchevoli che a me non piace, però fin quando una persona dà il massimo, lotta per la maglia, non penso che non si possa dire niente. Infatti ci sono tanti esempi per la Salernitana,
uno su tutti penso a Montervino, che ha fatto il capitano sia al Napoli sia alla Salernitana, però giocando sempre e sudando sempre la maglia, e penso che ogni volta che venga a Salerno sia, anzi io penso che abiti proprio a Salerno, quindi è sempre ricordato con affetto. Io credo di avermi meritato la fiducia da parte del tifo, della tifoseria Malossa. Con le prestazioni in campo. Però ovviamente c'è una parte di me che comunque tifa Salernitana, anche se gli auguro di poter salire sempre più in alto, anche se diciamo che a Salerno non sono abbastanza contenti da come ho capito. Fabio, c'è una domanda da parte di un nostro ascoltatore, Alessio, che ti chiede: a livello di gioco e non di individualità, quindi di gioco, secondo te il Bari è la squadra più forte? Secondo me, io ti parlo per quello che ho visto ieri, secondo me no, nel senso che ho visto ieri che comunque si basavano più che altro, hanno giocato per più di 80 minuti cercando, ovviamente è un tipo di gioco cioè nel senso è opinabile, però per me con una difesa una difesa composta a 5 da parte nostra non era secondo me la migliore scelta, nel senso secondo me noi ci aspettavamo più che ci fossero palla sugli esterni con una sovrapposizione da parte dei terzini cercando il 2 contro 1 sulla fascia, insomma per cercare i cross, che comunque una difesa a 3, se tu butti la palla avanti, no, o vai sulla seconda palla, o comunque noi sei in superiorità numerica nella parte centrale, perché comunque giochi 3 contro 1, se Neglia si fosse buttato forse 3 contro 2, però comunque Neglia nel momento in cui c'è una spizzata o va alle spalle della difesa o rimane sotto, quindi c'è sempre comunque un 50-50. Io sinceramente l'avrei cercato di giocarla diversamente. Ci sono squadre che nel nostro girone mi hanno ben impressionato, tipo? Vedi il Portici, vedi la Cireale, le affronterete la prossima settimana se non mi sbaglio. Sì. Vedi la Cireale pure. Lo stesso Troina, noi ci abbiamo perso 3-0, cioè nel senso non... Forse evidentemente noi abbiamo peccato un po' anche a livello fisico, perché avevamo 3 partite in una settimana, però loro giocano molto bene, cercano sempre di sfruttare la superiorità numerica dietro in difesa, e ci sono squadre che mi hanno più organizzate, impressionato. Anche, anche la stessa Turris in Coppa Italia, ti parlo, perché comunque sul nostro campo, su San Francesco, delle squadre non è che si potevano esprimere meglio, e quando c'era Zeman anche il Gela all'andata, certo, mi ha fatto un'impressione. Concordo. Fabio, tornando alla partita, raccontaci il gol, perché sinceramente le riprese televisive non ci hanno aiutato tantissimo. Come abbiamo visto solo uno scambio e poi il tiro, ma ci sono stati degli errori di marcature dei difensori del Bari? Cioè, come è nato questo gol? Sembrava troppo facile. Diciamo che noi troviamo spesso queste giocate, nel senso che c'è la mezzala che si fa allargare, ha ricevuto palla dal centrocampista, la mezzala ha puntato e c'è stato il 2 contro 1, un raddoppio che in effetti era giusto, perché comunque il Ruggiero in quel caso stava entrando dentro l'area, solo che comunque lui ha fatto una bella palla all'indietro e probabilmente non voglio dare colpo, però secondo me mancava il centrocampista, perché la nostra mezzala a rimorchio ha stoppato palle, ha fatto questo tipo tiro a giro, secondo me nel caso non voglio dare colpo, ma forse il centrocampista doveva abbassarsi un po', ma comunque ci può stare, parliamo sempre col senno di poi, tutto è semplice, facile, infatti, però nel infatti. Momento in quel momento credo che forse solo il centrocampista, uno dei due play bassi avrebbe potuto mettere una mezza, insomma, perché comunque i difensori in quel caso erano piazzati, vanno sull'uomo e c'eravamo già noi attaccanti dentro l'area. Domanda di Luca per te. Sì, volevo chiedere a Fabio se insomma loro si aspettavano, ci ha detto insomma che si aspettava qualcosina in più dal punto di vista del gioco, se si aspettavano un Bari diverso anche negli uomini oltre che nella mentalità. Guarda, noi avevamo provato in settimana sia il 4-2-3-1 che il 4-3-3, perché comunque sapevamo che forse Piovanello si sarebbe messo nel centrocampo a 3 se non avessero proprio usato un sistema di gioco più propositivo. Nel 4-2-3-1 forse noi avevamo pensato che giocasse Iadaressa, sinceramente, non Pozzebon, però anche noi
Altezzino destro, se non mi sbaglio, non Bianchi, ma un altro giocatore, se ne, che non mi sbaglio, forse era Turi, se non sì, mi sbaglio. Sì, bravo. O a sinistra c'era Nannini, insomma, che lo conosco, sì, che giocava a Prato, quindi, quindi bene o male non è che cambiava. Sapevamo che comunque a livello strutturale era quella la squadra con cui avevamo a che fare, comunque una punta di peso, non Simone, che ci ha giocato insieme a Melfi, che è più rapido e più mobile. Sì. Quindi diciamo che era strutturata così, ovviamente, ma cambiavano l'interpretazione del sistema di gioco, o poi si sono messi, poi hanno cambiato a gara in corso, nel momento in cui sono andati in vantaggio si sono messi a tre per cambiare un po', però fuori fondamentalmente diciamo che la loro impostazione di gioco è stata sempre uguale, cercare la palla lunga e sperare in un rimpallo, in un colpo di testa. Infatti io, le uniche occasioni sono state una al primo tempo, se non mi sbaglio, Pozze Buone, poi Iadaresta che l'ha girata fuori, un'altra forse gli ultimi minuti di Iadaresta che l'ha ciccata, sì, sì, se non mi sbaglio, anzi di Cesare, se non sbaglio. Vabbè, comunque cambia, sì, poco di Cesare, intanto di Cesare, sì. Intanto Fabio c'è chi ci dice: tu hai Fabio Orlando c'ha un futuro da allenatore, capisce più di Cornacchini. Vabbè, lasciamo perdere. Senti, ti chiedo che voto dai alla tua partita e com'è andata con i difensori del Bari, perché ho visto che spesso ti prendevano per la maglia, tu ti lamentavi, ti ho visto un po' non nervoso, però un po' adirato. No, diciamo che sinceramente io diciamo che non è che protesto tanto, però ci sono stati degli interventi un po', cioè, secondo me scorretti, che andavano sanzionati. L'arbitro ha fatto finta di niente, però io ovviamente parlo dalla parte mia, sì. Ci sono stati due falli, i primi due falli fatti dai nostri giocatori, che sono stati subito ammoniti. Ovviamente non voglio mettere la malafede, non voglio mettere niente, però comunque ovviamente sapevamo che ci sarebbe stato per noi attaccanti il lavoro di sacrificio. Infatti al 90esimo mi ricordo che ho fatto un raddoppio su un cross di Floriano, che di Cesare sul secondo palo l'ha presa, però poi non ha trovato la porta, quindi sarebbe stato una gara di sacrificio. Ci sarebbe potuto essere un Eurogol da parte mia, però credo che nelle immagini ci sono il mancato gol c'è, cioè, su un'immagine locale dalla parte del nostro emittente, però i miei familiari mi hanno detto che non l'hanno ripreso proprio su DAZN, devo dire la verità. Ma quale, il tiro, quello da fuori area, quello non è stato tuo? Il tiro centrale, quello da fuori area, è stato il tuo, no? Ce ne sono stati due, uno di Ruggero e un altro mio, che entrambi eravamo al limite, il portiere era fuori dai pali. Aspetta, c'è stata un'azione dove c'è stato un rilancio lungo del portiere, però le telecamere si sono soffermate sul portiere e non hanno inquadrato, ho visto solo il portiere che imprecava. Esatto, è stato io, ho fatto un aggancio, penso, e non si è visto. E ho cercato il pallonetto, il portiere, diciamo, in un primo momento sembrava essere fuori posizione, poi l'ha recuperato riprendendo. Non si è visto, ieri fosse stato un po' più forte il tiro, secondo me sarebbe stato gol. Luca, vabbè, sono quei gol che se vengono il gol della domenica, da ricordarlo per tutta la vita, insomma. Vai Luca. Sì, volevo chiedere, insomma, a Fabio, nel dirgli ovviamente che è stato un Bari diverso rispetto a quello della gara di andata, quali sono le principali differenze che lui ha percepito in campo? Io penso rispetto che sia stata quella partita una nocerina diversa, perché all'andata si scoprirono subito e fu un grave errore. Vabbè, comunque sentiamo cosa dice. Sì, io sinceramente all'andata non entrai l'ultima mezz'ora e sì, esattamente, hai perfettamente ragione. Sì, era nell'euforia, avevamo fatto forse 8 o 9 risultati utili consecutivi. Diciamo che non abbiamo, tra virgolette, rispettato l'avversario. Siamo andati a Bari su un terreno di gioco che non era come il nostro, come il San Francisco, comunque non avevamo preso le misure, dovevamo avere, come abbiamo avuto nella partita di ieri, più timore dell'avversario, non lo abbiamo avuto all'andata. Ovviamente non puoi giocare contro il Bari lasciando fuori casa 40 metri di 40 metri di
metro in profondità, noi su una palla, su un calcio d'angolo, se non mi sbaglio, sì, contropiede, il primo gol ci sta, no, che Cardone che ha tentato un dribbling, abbiamo perso palla, verticalizzazione, Caso è andato in scivolata su Floriano, lui gli ha spostato palla ed è andato in porta, cioè dopo un minuto non puoi prendere un gol del genere. Evidentemente memore anche di questa sconfitta che abbiamo avuto, siamo andati, diciamo, come si deve programmare una partita contro il Bari, cioè avere timore, rispetto, però comunque cercare di metterli in difficoltà dove si poteva, e diciamo che ci è andata bene, insomma, questa volta. Perfetto, io ringrazio l'attaccante della Nocerina Fabio Orlando per essere intervenuto ai nostri microfoni. Fabio, l'augurio che ti facciamo è magari di poterti rincontrare l'anno prossimo, speriamo tutti in Serie C. Grazie, grazie a voi, grazie. E buona continuazione di trasmissione. Grazie Fabio, grazie. Grazie, ciao. Allora, questo Fabio Orlando, Luca, difficile nel mondo del calcio, anche di Serie A, di Serie B, trovare giocatori con una parlantina simile e soprattutto che sappiano spiegare anche situazioni tattiche in maniera così dettagliata, perché lui veramente futuro da allenatore, quando ha parlato del Bari, nulla da dire. Assolutamente, beh, penso che ormai, insomma, sul Bari siano sempre quelli, insomma, i discorsi da fare. È stato lucido, ecco, nell'analizzare quella che è stata ieri, se vogliamo, la proposta, ma mi vergogno anche a chiamarla proposta di gioco da parte dei biancorossi. No, fa specie pensare che un calciatore avversario si aspettava determinate cose che avrebbero potuto mettere in difficoltà la propria squadra, però queste cose, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda l'atteggiamento tattico, non ci sono state, quindi loro hanno avuto vita facile. Cioè, questo che mi fa veramente impazzire, cioè, loro sapevano cosa avrebbe potuto far male alla propria squadra, però non lo sapeva evidentemente il tecnico del Bari. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Intanto c'è chi ci scrive: per l'intervista inviata la Cornacchini, non esageriamo, ovviamente noi scherziamo quando diciamo determinate cose, ovviamente Cornacchini è un allenatore, sa il fatto suo, però ovviamente finora a Bari non l'ha dimostrato. Bene, è veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa. Saluto e ringrazio Luca Deleteris. Luca, appuntamento a domani. Ciao Nicola, da domani, buona giornata a te, buona giornata a tutti gli ascoltatori biancorossi. Rinnovo quindi l'appuntamento domani alle 14 su Radio Biancorossa, domani puntata dedicata a una partita memorabile del Bari e andremo a rivivere forse la partita memorabile, quella che i tifosi del Bari ricordano con maggior affetto. Domani scoprirete di quale partita si tratta, ovviamente lo faremo in compagnia di un protagonista di quel match. Bene, è veramente tutto, forza Bari e ciao! Tanto non capirai.